Sì, sì. Non posso crederci, sei davvero tu. Che bello rivederti, Link!
Sì. Mm.
Sì. Oh. Oh. Sì. Oh. Sì, sì. Oh.
Mi è venuta un'idea, Link. Sospettavo. Riesco a vedere una specie di ingresso sul fondo. Adesso ti apro la strada. Tuffati in acqua, Link! Vieni. Vieni da me. Thank you.
Mio discendente, ascoltami. Quella che vedi è la sorgente dell'acqua pura degli Zora. Usa il tuo potere con intelligenza, così attiverai le quattro valvole e potrai raccogliere l'acqua che ti serve. Segui queste mie indicazioni. Oh! Finalmente la melma si è dissolta! Ma allora il villaggio... Allora era quel mostro la causa della melma. Sidon, sangue del mio sangue, ascoltami.
Ma questa voce... Allora, sei tu che ci hai parlato per tutto questo tempo? Proprio così. Sono una tua lontana antenata. Una guerriera Zora al servizio del primo re di Hyrule. E una saggia in grado di controllare l'acqua come te. La tua fluidità nel combattimento è davvero impressionante. Si vede che sei un mio discendente. Sei l'orgoglio degli Zora. Quel mostro, il responsabile della melma, era un emissario del re dei demoni. Il suo incarico era ben preciso. Doveva impedire che tu recuperassi la pietra che hai appena toccato, la gemma segreta. Ma cosa? Perdonami, non capisco. Sappi solo che d'ora in avanti la tua vita non sarà più la stessa. Ascolta attentamente ciò che sto per dirti. Questa è la storia della guerra dell'esilio e di come il nostro destino cambiò per sempre. Accadde tutto molto tempo fa, in un lontano passato, poco dopo la fondazione del regno di Hyrule. Un giorno apparve una presenza maligna che attaccava gli innocenti e bramava la conquista del regno. Era il re dei demoni. Ma il primo re di Hyrule, Raul, insieme a me e ad altri 5 valorosi guerrieri, si levò contro di lui. Raul ci diede le gemme segrete per combattere il re dei demoni. Degli artefatti preziosi che rendevano più forte chi li portava con sé. In qualità di saggia dell'acqua, presi anch'io parte alla battaglia, con l'aiuto della mia gemma segreta. Ma il nostro nemico era troppo potente. Era capace di crearsi un varco persino nelle mie barriere d'acqua. La sua agilità era formidabile. Alla fine, Re Raul capì che non ce l'avremmo fatta a sconfiggere il re dei demoni. Fu allora che decise di porre fine alla battaglia, sigillando il re dei demoni a costo della sua vita. La guerra dell'esilio. Non molto dopo, una dei 6 saggi, la saggia del tempo, venne a farmi visita. E il destino di noi Zora cambiò per sempre. Il re dei demoni sarà di nuovo libero, quando il sigillo si dissolverà. Quando ciò accadrà, Link dovrà essere pronto. Servirà tutto l'aiuto possibile. Perciò ti prego, donagli il tuo potere, il potere degli Zora di controllare l'acqua. Fu in quel momento che capii quello che dovevamo fare. Desideriamo più di tutto eliminare il re dei demoni. Ti prometto che quando il re dei demoni farà il suo ritorno, gli Zora avranno un nuovo saggio dell'acqua che lotterà al fianco dello spadaccino Link con il resto del suo popolo. Ora conosci la storia del grande conflitto che cambiò il destino del nostro popolo. Grazie al vostro coraggio, il villaggio degli Zora è salvo. Tuttavia, la minaccia del re dei demoni è più viva che mai. Sidon, mio discendente, ora accetta in eredità questa gemma segreta per onorare il giuramento che fece la saggia del tempo. Aiuta lo spadaccino Link ad avere la meglio sul re dei demoni! Dunque è davvero questo il mio destino? Lottare al tuo fianco? Sono venuto fin qui perché dovevo salvare il villaggio degli Zora. E adesso invece mi ritrovo a dover salvare l'intera Hyrule. Proteggerò il nostro regno, esattamente come fece la mia antenata. Per Hyrule, accetto la gemma segreta!
adesso sono il saggio dell'acqua. Guarda, questo è il mio nuovo potere. Dammi la mano, Link. Ecco. Io, Sidon, il saggio dell'acqua, giuro sul mio nome che lotterò al tuo fianco. Ti prego di accettare questo come prova della mia lealtà. Grazie a questo anello potrai contare sul mio potere ogni volta che vorrai. È bello combattere di nuovo insieme, Link. E ora torniamo al mio villaggio. Thank you.
Ha ha ha!